La storia di Goku la sanno anche i muri, ma Dragon Ball Sparking Zero ci ha mostrato i vari lati del Saiyan anche in eventi alternativi. Volete scoprire il cammino di Kakarot che non conoscevate? Seguiteci nel video, ma prima iscrivetevi al canale per supportarci e non perdere i nostri contenuti sui giochi di Dragon Ball. Prima di iniziare, una dovuta premessa. Se non volete rovinarvi sorprese circa alcuni eventi What If nella modalità episodio battaglia di Sparking Zero, siete ancora in tempo per passare oltre e recuperare il video in un secondo momento. Come tutti i Saiyan, Goku riesce a diventare più potente quando giunge in fin di vita e sopravvive per raccontarlo. La sua vera forza, però, si manifesta quando il Saiyan è chiamato a proteggere i propri amici, e anche alcuni What If del suo episodio battaglia lo mettono in risalto. Nel fronteggiare la forma finale di Freezer, dopo aver udito le ultime accurate parole di un Vegeta ormai morente, il Saiyan può ricorrere a ogni oncia del suo potere per battere rapidamente il perfido avversario e senza lanciare la sfera Genkidama che, come da canone, permetterebbe al nemico di sopravvivere. Con il peggio alle spalle, Goku si riunisce agli altri e dice a Piccolo che presto riporteranno in vita i Namekkiani brutalmente eliminati. A questo punto Krillin spalanca la bocca e sembra in preda al panico più totale. Kakarot lo vede, crede che Freezer sia tornato e invece l'amico gli dice che devono andare a riprendere Bulma il prima possibile per non scatenare la sua ira. La caratteristica che rende peculiare questo momento è l'espressione facciale del guerriero calvo, capace di generare un equivoco. Nel corso degli eventi canonici, infatti, è quella che gli si stampa in volto quando realizza che Freezer è ancora vivo. Tornando a noi, con il suo potere Goku non riesce solo a difendere chi gli sta a cuore. Sconfiggendo i nemici e mostrando loro il suo modo di essere, riesce talvolta a far imboccare loro un percorso di redenzione. Il caso di Vegeta è quello più eclatante, ma in un What If nella saga degli androidi troviamo un altro esempio significativo. Goku e Gohan stanno attendendo l'uscita di Trunks e Vegeta dalla stanza dello spirito e del tempo, e poco dopo il ragazzino sente che Piccolo è in pericolo. Cell si sta avvicinando alla posizione del suo maestro e Goku, assecondando la richiesta del figlio, decide di non indugiare oltre e intervenire subito. Giunto sul posto, riesce infine a spuntarla e a eliminare Cell. Gli androidi 18, 17 e 16, però, vogliono ancora sbarazzarsi del Saiyan e lo affrontano. Sfruttando al massimo le sue abilità, Goku batte tutti loro e ha modo di scoprire l'animo gentile di numero 16 e la sua affezione per gli animali. Lascia quindi andare il trio, col torreggiante 16 che gli promette che un giorno porterà a termine l'obiettivo di eliminarlo. Proprio come è successo con Vegeta, i tre hanno appena imboccato la retta via grazie a Goku, solo che ancora non se ne rendono conto. Nella lunga rivalità col Saiyan dal cuore gentile, Vegeta viene sempre motivato dalla potenza di Goku. Del resto il suo obiettivo è quello di strappargli il posto di numero 1. Ci arriva vicino, senza mai riuscirci del tutto, pur ricorrendo a mezzi come l'incantesimo del mago Babidi. Negli eventi canonici di Dragon Ball Z, però, Goku non prende parte attiva alla ricerca del potere di Vegeta, arrivando anzi a nascondergli la sua reale forza. Si pensi a quando c'era la sua forma di Super Saiyan 3 nella sua lotta con il principe in versione Majin. In un What If che si trova proprio nell'episodio battaglia di Vegeta, però, Goku prende coscienza del suo ruolo di ispiratore del fiero guerriero. Quest'ultimo, infatti, sfoggiando tutto il proprio orgoglio, resiste completamente alla magia di Babidi, sventando perfino il risveglio di Majin Buu. Passata la minaccia del mostro rosa, Vegeta e Goku si sfidano in un ultimo incontro al torneo mondiale, perché Kakarot è passato a miglior vita e il tempo di tornare nell'aldilà è quasi giunto. Il luogo è popolato e i due non vogliono far del male a nessuno, ecco quindi che si sfidano in forma base, ricorrendo principalmente alle arti marziali. Vegeta ha finalmente la meglio, ma poco dopo Goku fa qualcosa di diverso rispetto agli eventi canonici. Non lascia che sia Vegeta a scoprire del Super Saiyan 3, decide di mostrarglielo, di dare uno scopo capace di motivarlo, forse, per il resto della sua vita terrena. Il principe resta sconvolto dalla reale potenza dell'amico e dopo averlo visto andar via per sempre, gli promette che quando si rivedranno nell'aldilà, lui riuscirà a superarlo per davvero. Più volte in Dragon Ball Goku si fa da parte, o quantomeno tenta di farlo, salvo poi essere chiamato dal destino a lottare in prima linea per la salvezza della Terra e dell'universo. Dopo aver sfidato Cell al famoso torneo, lascia che sia suo figlio Gohan ad affrontare l'avversario, ma poi è costretto a sacrificare la propria vita per sventare l'annientamento del pianeta a opera di Cell. Un altro momento significativo su questo fronte è da ricercarsi nella saga di Majin Buu, quando Kakarot, pur forte della potenza del Super Saiyan 3, decide di affidare al piccolo figlio Goten e al suo amico Trunks il compito di salvare la Terra, tramite la tecnica della fusione. Sappiamo tutti com'è andata a finire.
Nei What If di Sparking Zero, però, ci vengono raccontate vicende in cui Goku riesce davvero a prendersi una pausa dal ruolo di salvatore del mondo. Succede quando si trova con Vegeta sul pianeta di Beerus per allenarsi, proprio mentre un Freezer risorto giunge sulla Terra per vendicarsi di lui. E in questo ramo alternativo della saga di Gohan, il primogenito di Goku trionfa sul nemico e intraprende un rigoroso allenamento per ritrovare il potere sopito e imparare la Mafuba, una tecnica necessaria per far fronte alla minaccia rappresentata da Zamasu e Black Gohan. Il neo padre di Pan è una forza della natura, conosce mosse speciali in grado di sigillare anche esseri divini e riesce a non farsi dominare dalle emozioni in battaglia, a differenza di quanto accaduto con Cell. È diventato, insomma, un guerriero completo, come Goku, che dal canto suo può finalmente restare dietro le quinte, limitandosi a incitare il figlio e a guardarlo con fierezza mentre lo vede porre fine all'incubo di Zamasu fuso. A questo punto vi chiediamo, che cosa ne pensate dei rami What If di Sparking Zero e qual è il vostro preferito? Ditecelo nei commenti!